Ciao, buongiorno, ci vediamo nel dopo, insomma, il nostro appuntamento del martedì mattina, perché così, come sempre, andiamo un po' a raccontare che cosa ci siamo detti. In realtà è il giorno dopo e quindi ieri nella nostra chiacchierata abbiamo parlato di tantissime cose. In realtà eravamo partiti con il tema dei libri e magari i luoghi ancora misteriosi che avevate voglia di raccontarmi. E tra l'altro io mi sono presa anche appunti di tutto quello che mi avete raccontato. Ad esempio, come ci ha detto Maestro Domenico La Guariglia, ho visitato un convento che è praticamente molto misterioso e mi dice: le persone che abitano attorno hanno delimitato il confine della loro proprietà col convento recintandole, e sulla recinzione hanno messo una croce. È il convento dei monaci del diavolo a Sicignano degli Albuni. Ecco, io tra l'altro, insomma, ho chiesto a maestro perché secondo lui, insomma, avrebbero recintato questa cosa, e lui mi ha detto per allontanare gli spettri del monaco e della contadina che fu uccisa dagli altri monaci perché si innamorò di lui, fu condannata per stregoneria. Ecco, poi c'è stato anche Mega Naturista che ha invece consigliato una lettura, Una strega somma lombardo, molto intrigante e misterioso, con un pizzico di erotismo. Ma poi logicamente, insomma, abbiamo parlato del tempo, chi mi ha detto che in Puglia, ad esempio, faceva un pochettino fresco, chi invece a Venezia aveva il sole, e quindi abbiamo diviso anche un po' l'Italia tra il bello e il brutto tempo. Senza dimenticare naturalmente di parlare anche di Tito Stagno, eh sì, Tito Stagno che è stato il commentatore dell'allunaggio, quindi insomma ce lo ricordiamo sicuramente per la famosa frase di quando insomma avevano toccato il suolo lunare e che ha fatto veramente rimanere col fiato sospeso tantissimi italiani, non solo, anche perché la diretta era durata più di 25 ore. E ne ha dato anche testimonianza, ad esempio, Marco Bianchi, che dice: sono stato uno degli spettatori di quell'incredibile telecronaca, faccio le mie condoglianze alla famiglia Tito Stagno. E poi dice ancora: venni svegliato presto da mio zio, lui seguì tutta la cronaca, io solo dal mattino all'alba, perché come vi dicevo era stata una cronaca lunghissima. E poi invece chi, come ad esempio Vito, mi diceva che nel cantone Argovia della Svizzera nevicava e faceva molto freddo. Mamma mia, io ho detto che fortuna avere un po' di neve qui da noi, insomma, non piove, non nevica da troppi giorni, più di 80, e quindi mi sa che poi quest'estate la pagheremo un pochettino, il fatto di non aver avuto un po' di acqua. E poi abbiamo chiuso, per così dire, anche se non si chiude, parlando di Sanremo e sul fatto che, ad esempio, è stato detto che molti di voi non guardano Sanremo proprio perché una volta si guardava ancora alla canzone, ai testi, a quella che era anche la musica, quindi l'orchestrazione. Adesso è diventato più uno show e quindi a molti di voi, insomma, questa cosa non è piaciuta. Ecco, come vi dicevo, insomma, queste sono veramente tutte le cose che abbiamo creato. Ma la cosa che poi è arrivato in chiusura, che mi ha fatto molto piacere, è stata quella di Paki. Che cosa mi ha detto Paki? Paki mi ha detto che ha creato per me un panzerotto, quindi insomma vi ha fatto sciogliere. Chi mi ha detto che i panzerotti sono ripieni di pomodoro e mozzarella, sono i panzerotti pugliesi, dicono essere i più buoni in assoluto. Vabbè, molti di voi erano pugliesi, quindi erano un pochettino di parte. E allora io ho ringraziato, ringrazio ancora Paki, sono curiosa effettivamente di assaggiarlo, ma lui giustamente mi ha detto: le assaggerai quando verrai a trovarmi in Puglia. Va bene, Paki, allora facciamo così, promesso, io vengo a trovarti. Quindi, che dire, ancora una volta siete stati tantissimi, vi ringrazio, vi do appuntamento a martedì prossimo, come sempre alle 9:30. Troverò il modo per raccontarvi, insomma, quale sarà il tema della prossima settimana. Intanto,
Vi bacio, vi abbraccio come sempre, vi auguro una buona settimana e mi raccomando, fate i bravi, ma guardate Sanremo, dai, così abbiamo modo di chiacchierare anche su Sanremo. Ciao!